Quindi questo C è il Un viaggio tra natura e cultura per la valorizzazione di un turismo esperienziale nel comprensorio di sacco e dell'Alto Calore Salernitano. Ha ottenuto un grande successo e tanta entusiastica partecipazione di pubblico il primo corso per il riconoscimento delle erbe spontanee e commestibili, organizzato al Rifugio Motola e lungo alcuni sentieri dell'Alto Calore Salernitano nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Dallo staff è tutto al femminile. Della società cooperativa ArcheoArte in collaborazione con i professionisti di Esplora Tuscia di Nepi in provincia di Viterbo. Un mix gradevole di nozioni teoriche e di esperienza sul campo. Francesco Marini, agronomo forestale, ha spiegato ai corsisti l'importanza delle piante nella storia fornendo nozioni di biologia vegetale. Un corso che ha consentito anche di far scoprire ai partecipanti le bellezze del territorio cilentano. È stato anche un, un, uno spunto, eh, uno spunto per, visitare, eh, per visitare anche le bellezze eh, storico-archeologiche dell'area. Dell Quindi, abbiamo visitato Sacco Vecchia, ab abbiamo visitato le aree eh, del, di, di, questa, di questa zona, Cozzo dei Palombi in modo particolare. Quindi, eh, abbiamo unito l'aspetto paesaggistico e l'aspetto dello studio scientifico, in questo caso, eh, in questo caso delle, delle erbe officinali. La collaborazione tra la cooperativa Archeo Arte e i professionisti di Esplora Tuscia non finisce qui. In cantiere altri progetti e corsi analoghi per rendere il rifugio e il Monte Motola sempre più attrattori turistici. Questi sono i Crespigni. È il Crespigno Spinoso.